Gentili telespettatori, tifosi di tutto il mondo, tifosi vicini, tifosi lontani, ma soprattutto tifosi napoletani. Bentornati, bentornati. Ebbene, ragazzi, storia vista e rivista. Questa è la storia che si è ripetuta 3 anni fa a Firenze, si è ripetuta l'anno scorso col Verona. Io, sincero, non so più che pensare di questa squadra. Penso che veramente qui non si vincerà mai nulla, veramente. Cioè, siamo veramente una cosa assurda noi, veramente non riusciamo mai ad approfittare nei momenti decisivi. Questa è mancanza proprio di mancanza di cattiveria da parte di questo Napoli. Per carità, la stagione di Spalletti, nonostante gli obiettivi comunque secondo me sfumati, quelli dell'Europa League e della Coppa Italia, per me comunque è una stagione positiva. Perché comunque, a differenza di quello dell'anno scorso, il Napoli gioca molto meglio, ma di certo ha migliorato Spalletti, ma c'è ancora molto, molto, molto da lavorare in questa squadra. Io ora non voglio dire che l'obiettivo, quello che avete sempre detto voi e io non ho mai detto, sia del tutto abbandonato da lasciare via, perché comunque il campionato è lungo, il Milan comunque è una squadra che perde punti, e l'Inter in effetti che è quella là che sembra quasi sempre imbattibile, ma infatti nonostante il Milan sia primo, io temo che purtroppo sia l'Inter la favorita, la candidata al titolo alla fine, a fine stagione, perché ha dei giocatori che hanno una personalità e una fisicità superiore a differenza di quella di Milan e Napoli, ma poi soprattutto hanno una cattiveria, hanno una come posso dire, una personalità e una forza nelle partite decisive che il Napoli non ha. Napoli dimostra nettamente le sue fragilità. Per carità, il Milan è una grande squadra, sta lottando per il campionato. Noi dobbiamo fare solo i complimenti al Milan, perché purtroppo dobbiamo dirlo a malincuore, ma dobbiamo dirlo che il Milan ha meritato la vittoria. Questo non ci piove. Per carità, ci mancherebbe altro. Il campionato è vero. Ora siamo, dite voi. Alcuni dicono è vero, ma siamo comunque a meno uno, a meno tre. Sì, ragazzi, però il Napoli purtroppo perde troppi punti e chi vuole vincere il campionato, una squadra che vuole vincere il campionato, non può permettersi di perdere punti. Col Milan ci può stare. Sembra assurdo che comunque la sfida più importante io dica una cosa del genere. Col Milan ci può stare perché comunque è una big, ci può stare con una Roma, con una Lazio. E neanche perché poi comunque stanno abbastanza rovinati da un po' di anni a questa parte, ma per esempio con un Inter, un Milan, una Juve ci può stare a perdere, per carità, però non si può perdere per esempio con Empoli, con Spezia, non si può pareggiare a Cagliari con il Cagliari, inaccettabile dopo che il Cagliari è stato praticamente disintegrato dalla Lazio 3-0 sicco, e quindi cioè, è assurdo, assurdo quello che è capace di combinare il Napoli, perché la vittoria a Sassuolo ormai in pugno, fattasi sfuggire così e di poco quasi persa. Ce ne sono tante di partite in cui abbiamo sprecato l'occasione. Un po' per gli infortuni, è vero, un po' per altro, però non si può dire sempre gli infortuni, ragazzi, perché non si può dipendere da un'unica formazione titolare. E poi molti criticano Giroud, ma Giroud è un grande attaccante, ragazzi. Tutti dicono è vero, la quarta riserva del Chelsea, però vedete la vera furbizia dell'attaccante lì nel mettere quel piedino su quel tiro sporco. Comunque, lì si vede il vero attaccante, no? Osimhen che c'è. Assurdo, non è vero, è stato forse l'unica fiammella, però comunque non ha segnato. Cioè, abbiamo. E poi ci sono giocatori che comunque, è vero, hanno una certa età, però comunque possono dare una personalità tipo Mertens. Cioè, comunque andava messo prima, anche un po' Spalletti alle sue colpe, con tutto che per carità ha migliorato questa squadra, però anche lui ogni tanto ha le sue colpe in alcune partite che doveva giocare Mertens titolare. Assolutamente, assolutamente, dopo l'1-0 subito va messo Mertens per cercarla in monte. Invece da parte del Napoli non c'è stata per nulla reazione dopo il primo gol, ci siamo praticamente fatti sotto e non abbiamo saputo reagire al Milan, che potevo capire se era l'Inter,
che magari, però il Milan secondo me si poteva rimontare. Comunque, ragazzi, abbiamo perso questa sfida. Io ora non so come andrà a finire, sincero. Molti hanno messo la domanda: il Napoli cosa adesso, cosa deve vedere, avanti o indietro? Beh, ragazzi, io direi è meglio che guardiamo indietro, perché la Juve si fa sotto, adesso è a 53 punti. Molto probabilmente vincerà sabato con la Samp. Questo non dico che l'obiettivo vostro è abbandonato, perché poi, per carità, io sono il tifoso che non vuole, ma per come stanno le cose è meglio guardarci dietro, perché la Juve non sa guardare, anzi molto probabilmente stravincerà con la Sampdoria a Genova, contro la Sampdoria, a meno che qualche sorpresa. Si deciderà secondo me sabato, ragazzi, il da fare del Napoli, se guardare avanti e indietro, perché se l'Empoli commette un miracolo, che o vince o pareggia a Milano, vabbè, allora il Napoli può ancora sperare in qualcosa, ma se il Milan vince, la Juve vince, e allora a quel punto penso che il Napoli deve guardare indietro, assolutamente non può permettersi di perdere punti a Verona, deve vincere assolutamente con un Verona che, manco a farla apposta, anche quest'anno in casa ci ha fermato e non possiamo. Passiamo alle pagelle. Ospina 7, perché comunque è stato bravo, ha fatto belle parate. Koulibaly 5 e mezzo, insomma. Rachmani 6 meno, Mario Rui 4, inesistente. Di Lorenzo 4 e mezzo anche lui. Fabian 3, non si è proprio visto. Zielinski 2, completamente assente. Zielinski non ha toccato una palla, una. Lobotka 5, perché poi comunque è stato ben chiuso da Bennacer e altri difensori, che hanno fatto sì che il Napoli non giocasse praticamente più a centrocampo, hanno preso completamente possesso di tutto il centrocampo da parte del Napoli. Anguissa 5, vabbè, ma era comunque appena rientrato, non gli possiamo dire niente, non è ancora fluido. Politano 5,5. Osimhen 6, la sufficienza comunque la prendi. Il vostro capitano 3, Lozano 5,5, mi aspettavo molto di più. Un As 6 meno, perché comunque la fiammella si è vista. Mertens inesistente, non ha toccato palla. Spalletti 5 meno, e Orsato, se mi consentite, 2, perché innanzitutto perché sulle proteste del Milan Pioli andava espulso dopo che ha protestato una serie di volte. Secondo, non ha dato falli clamorosi al Napoli. Terzo, non ha dato un rigore per giunta che c'era per il Napoli, no, quello che ha protestato il Milan, che era completamente inesistente per me, perché quello l'ha appena un po' toccato, hanno fatto tutta una sceneggiata. Poi gli parlano male delle sceneggiate napoletane, di Napoli, Mario Merola e tutto, che Napoli la sceneggiata, che mi dà proprio un fastidio enorme quando si parla male di certi artisti che hanno fatto la storia di questa città, e per giunta di Napoli, che noi facciamo le sceneggiate, che siamo presuntuosi e che io, Mario Merola e tutto. E poi ultimo, se mi consentite, il rigore non dato a suo Osimhen, e poi perché mi è antipatico, sinceramente, Orsato, perché ha come sempre la solita presunzione dell'arbitro, che non deve andare a vedere al VAR, perché ha deciso che quella è la sua decisione, non vuole usare lo strumento elettronico per presunzione. Va bene, ragazzi, quello che dovevo dire l'ho detto, ci siamo sfogati, ci siamo intossicati, e ora pensiamo però a domenica, sperando che non sia un altro tossico. Buona serata, e anche nella cattiva sorte, nei momenti difficili e di sofferenza, sempre ovunque e comunque forza Napoli, perché la fede non si cambia, il vero tifoso sostiene la squadra anche nei momenti difficili. Arrivederci, statevi bene. Buonanotte.